Sempre After Shiv, è appena finita la gara 2 della Super Sport. Abbiamo qui il podio e inizio a salutarli, partendo da Davide Stirpe, Ciao a tutti. Ilario Dionisi Ciao. e Marco Bussolotti, rispettivamente primo, secondo e terzo. Facciamo anche un po' un riassunto di quella che è la classifica del campionato, che vede Dionisi leader a 108 punti, Morentino a 95, Bussolotti a 95, Stirpe a 92 e Gabellini a 83. Che tradotto in numeri semplici vuol dire che quello più lontano che Gabellini dei pretendenti alla vittoria finale sta a, 20, a meno 25, quindi una manche. Quindi in realtà sono ancora tutti racchiusi in un fazzoletto. Allora, per parlare di questa gara ci vorrebbero 6 puntate. Anzi, per parlare di tutta la vicenda della 600, perché è stato un weekend veramente particolare. Oggi vince Stirpe, che ieri ha cacciato tutto via. E Dionisi ottimizza sempre il risultato e porta a casa punti pesanti. Di lui ne parliamo dopo perché merita un capitolo a parte. Qui manca Gabellini, ma so che poi arriverà anche Gabellini, che ha fatto di tutto per farsi licenziare. No, ne si sta scherzando chiaramente, però il team Gas Racing sicuramente ha buttato via dei punti. È lo spettacolo nostro e di quelli che guardano, fantastico. Però, insomma, chi ha goduto veramente tanto, come al solito, come già l'altra volta, è il buon Dionisi. Io inizierei da Stirpe che ha vinto. Ieri caduto, oggi è corso il termine quello, perdonatemi, un po' a chiappe strette perché c'era lo spettro di c'è provo, non c'è provo, perché ieri ci ho provato, ho buttato, però oggi comunque alla fine è andata bene. È andata bene, sì, soprattutto sì, ieri grande gara come oggi, e con un finale non un granché, è finita mezzo giro prima. Ilario aveva sbagliato la seconda variante, ho provato a infilarmi in Casanova, ma siamo andati tutti e due un pelo larghi, a me si è chiuso lo sterzo e ho buttato una bellissima gara e tanti bei punti. Poi stamattina nel warm-up i ragazzi avevano rimesso tutto insieme la moto. Però c'era qualcosa che non mi convinceva, non so cosa, ma forse la testa, non credo, perché non è la prima caduta, però c'era qualcosa che non andava e i ragazzi mi hanno assecondato al 100%, hanno buttato giù una moto e rifatta da zero. E questa vittoria è per loro e l'ho voluta per loro a tutti i costi, perché veramente hanno fatto un grandissimo lavoro già da giovedì, poi soprattutto siamo sempre stati veloci e ieri, guarda, non ci voleva, però oggi dai, ripartiamo, siamo esattamente a metà campionato, siamo quarti, ho appena visto, comunque tutti vicini e questa è una categoria che è molto combattuta, quindi vediamo di continuare così e vediamo ogni anno che succede. Ilario Dionisi, abbiamo detto leader, possiamo parlare della gara, sta un po' infiocinato, come succede spesso, abbastanza solita questa scena, no? Mugello, esco in testa dalla bucina, poi c'è qualcuno attappiccicato, ma è normale. Ti dico, quindi parliamo un attimo di questo finale, ma soprattutto ci spostiamo su un qualcosa di cui parlavamo fuori onda, cioè forse questa categoria meriterebbe davvero un altro palinsesto giornaliero nell'ambito del CIV, o comunque una rotazione, perché gare stradivertenti, stracombattute, cavolo, magari se guarda un po' più gente siamo tutti contenti, no? Allora, diciamo, spieghiamolo meglio, perché nel weekend di gara, nella gara 2, la 600, è l'ultima gara di giornata, nel momento in cui tutti quanti smontano e tutti quanti vanno a casa. Per cui quella che è effettivamente una delle gare, come hai detto giustamente tu, Filippo, più appassionanti, più adrenaliniche, più combattute, accidenti, non è il gran finale, ma è il finale, il momento di andare a casa. Sì, guarda, esci dal camper, no? Ti riposi un po', prendi un po' di concentrazione e tutto quanto per la gara, esci dal camper e mentre vieni qua, tutti che smontano, vanno tutti di corsa, cioè non credo che, ecco, la nostra categoria deve meritare questo. Abbiamo dimostrato che le gare nostre sono strepitose, super tirate, e secondo me anche da casa la gente gode a vedere. Noi più che altre categorie non me ne vogliano, però insomma. Ma da casa ti assicuriamo che la guardano, eh? Sì, Non è no, potendo no, lo so, orari, lo da so, casa lo la so. guardano. Però sai, è un po' di gusto pure qui. No, no, hai ragione, Sarebbe, perché no. comunque fa tanto al morale, anche al rendimento della pista, il sostegno che poi viene da tutto il circostante, per cui non è un'osservazione davvero da No, poi poco. io, sai, sono velenoso, ci aggiungo sempre il carico da 90. Parliamo di pista, parliamo di paddock, ma in realtà anche la sala stampa è inspiegabilmente più vuota. Cioè, io non, cioè, non capisco dove va la gente, cioè, che non scrivono A della casa. 600, davvero. Adesso guardavamo e eravamo rimasti in pochissimi anche in sala stampa, che è strano, no? Pensare che per un'altra categoria c'è la sala stampa piena, è
e poi non si capisce, quindi una rotazione o comunque qualcosa bisogna fare, perché giustamente poi c'è anche dietro un discorso di sponsor, di visibilità, no? Certo. C'è tutto un discorso più ampio dietro. Quindi e questa è la gara Dionisi. No, certo, va bene. Con tutto il palinsesto a disposizione su Automoto TV, ricordiamolo, anche in streaming gratuito, www.automototv.it, non è mai abbastanza ricordarlo, è sempre decisamente importante. Passiamo però al momento gara. Come dicevamo, gare sempre spintissime. E dai, gare super tirate fino alla fine. Qui ho due giovanotti che me la fanno sudare sempre. Va bene così comunque. Io ci ho provato oggi, cercavo di fare un ultimo giro veloce, cercando di non sbagliare nulla. E Davide oggi è stato più bravo di me. Ha sbagliato Marco, mi dispiace per lui. Ha fatto qualche conto... Adesso è un capitolo a parte, come dicevi prima, e quindi niente, Davide è stato più bravo, mi ha preso la scia e il Mugello. Ieri ho vinto di zero qualcosa, non so, oggi l'ho persa, va bene così comunque, dai, primi in campionato. L'ultima cosa prima di passare a Marco, hai parlato di giovanotti scherzosamente, però una cosa la vorrei sottolineare, è comparso là davanti, anche se non ha resistito fino alla fine, Valtulini. Sì. Beh, sentivo prima, dicevo, ma cazzo, c'era Valtulini, c'era Valtulini, anche noi ha detto, c'è Valtulini, cioè, in realtà già in gara 1 aveva fatto benino, perché comunque approcciare la 600 non è facile, ragazzi, c'è Valtulini. Guardano. Un altro. Non ce l'aspettavamo, è stato bravo e ha fatto un ragazzetto ragazzo emergente. Quindi. Diciamo che già siamo in tanti che andiamo forte, quindi uno in più non è che siamo contenti. Infatti, benvenuto, non è passatavo. Quando è passato davanti, infatti ci guardavamo quasi coi lari, diciamo, questo un altro. Bisogna applicare un po' di nonnismo, capito, come sono i militari. Secondo me sì. Scherzo. Apriamo questo capitolo. È un capitolo gigantesco. Oh, non so dove partire, ma no, in realtà so dove partire. Noi motociclisti, noi nel mondo della moto, abbiamo un termine per definire un qualcosa che so oggi, la chilata. La chilata è riferita a Pierfrancesco Chili, che in un Gran Premio di Spagna, che era Jerez, negli anni 90, non si accorse che era l'ultimo giro, mollò e cominciò a festeggiare. Busso l'occhio oggi almeno, si è risparmiato il ma vieni! Cioè, ha tolto e poi lo racconti tu. Cosa hai realizzato? Non so perché, c'era qualcosa di strano, non so perché, ma mi sentivo strano in quel momento che esultavo. E poi quando ho visto che mi hanno passato, che non c'erano domani, ho detto, ops, ho fatto un po' la cosiddetta, no? E peccato, perché avevo dato un penultimo giro da paura, praticamente. Però tu sei veramente onesto, perché ti assicuro che in televisione tutti abbiamo pensato, veramente detto, cazzo, gli è saltato una marcia, perché hai fatto così con le ginocchia, poi hai fatto tipo, come dire, sono entrato a loro, però non avendo fatto il gesto di vittoria, hai capito, potevi anche tornare a dire, ragazzi, sono saltato due marce e nessuno si sarebbe insospettito, invece proprio... No, ha fatto proprio la cosiddetta, però dai... Sai perché l'ha fatto, Dani? Perché voleva coronare il weekend del Team Gas Race. Se Gabellini ha fatto l'asino tutto il weekend, posso io essere da meno? Esatto. Il calcolo è che senza la bandiera nera di ieri avevamo Gabellini primo. Senza la cagata di oggi, va Busso l'occhi primo, perché veramente lui sul traguardo, ragazzi, è passato primo. Per cui e poi proprio c'ero primo, però no, non è che ero primo, ma è passato in fondo quando ho chiuso. Però sono e cose. Tutti figli di sviste. Tutti. Perché anche Gabellini. Sì, sì, adesso era un po' diverso. Che non l'ha vista? Adesso, ieri che non l'ha vista, adesso è difficile. Diciamo che non l'ha vista, non vogliamo crederci. Va bene così oggi. L'abbiamo vista noi per lui. Esatto. Ne parlavamo bene. L'hanno vista tutti, tranne chi la doveva vedere, chiaramente. L'abbiamo già vista con campioni pro, diciamo, ieri di tipo Nigel Mansell e Tonsella, quindi si dice non l'ho vista, ma sappiamo tutti che la si vede chiaramente. Però torniamo, dai, hai limitato anche tu i danni, perché comunque dai, poteva essere un paperone molto peggiore, esatto. Ti porti a casa comunque un podio e stai a meno 13 in compagnia del tuo amico Morrentino, che qui non c'è perché è fuori dal podio, e siete a meno 13 da Dionisi, quindi... No, se quando va male arriva terzo, va sempre bene, parte Misano che è stato ancora un weekend più sfigato, qui ieri potevo vincere, quando ho visto lui che era scivolato, l'altro a bandiera, cioè proprio sull'aria, ma...
Ilario mi ha ripassato e ha detto dai ci proviamo domani perché è un'occasione d'oro ieri. Oggi proprio l'ho buttata alla grande, quindi dai. Però vedi che non la si sente, comunque non lo so che si drammi sportivi, drammi tra virgolette. No, si prende tutto con molta... No, ma io lo dico sempre, io con gli studi della Secceto mi diverto da pazzi, veramente mi vengono le lacrime agli occhi, perché sul serio siete spassosissimi, ne combinate di tutti i colori, fatelo dire. Comunque, la SNAI, invece di dare le quote di Lorenzo e Vettel, che siamo tutti buoni, 1,70, 1,20, venite qui a dare una quota su chi vince il 600 nel 2017, ti dico, io davvero non saprei, non so. Io li terrei ore, perché mi diverto qui, fantastico, il buon umore a manetta. Siamo però con i tempi tiratissimi, quindi saluto Davide Stirpe. Ciao a tutti, grazie. Ilario Denisi. Ciao. Marco Bussolotti. Ciao. E After Chief continua.